worry about nothing. Cause we got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. Shut the marsh, play it loud, giving love to the world. Cause we got the fire, fire, fire. Si conferma Loano l'equazione che vuole Audi Tron egemone della classe Melges 24. Quella che in lessico matematico si chiama verifica è avvenuta durante la prima tappa delle Audi Tron Sailing Series, organizzate da Piplan Sports and Events e ospitate dalla Marina di Loano nel corso di un weekend pasquale all'insegna dell'instabilità meteo. Al comando sin dal termine della prima prova, l'equipaggio dell'Audi Italia Sailing Team ha festeggiato la Pasqua domando 20 dei quadranti settentrionali prossimi ai 35 nodi e, con essi, i tentativi di ritorno di Lenny, del due volte medaglia olimpica a Tron Tuniste, finito secondo, e Altea, di un Andrea Rachelli che ormai da anni è l'attinato interprete della classe. Alla fine tutti contenti, quindi, anche Bombarda Racing, che bolla l'esordio nella classe con un buon quarto dopo un avvio in doppia cifra, e GQ Team di Marco Cavallini, finito quinto dopo aver respirato a lungo aria di podio. Podio che resta complicato obiettivo degli intraprendenti liceali di Arcanoè Maimontura, ovvero l'equipaggio più giovane a bordo della barca più vecchia, cui le raffiche da nord trovate nell'uovo hanno rotto una scorta ma hanno donato parecchia esperienza che si rivelerà sicuramente molto utile in futuro. Menzione d'onore la merita Chris Rust, ritiratosi d'iniziativa per aver utilizzato nel corso della domenica pasquale bene non regolamentari. La cronaca racconta che il suo EFG Bank era addirittura finito in top 5. Chapeau! La caccia ad Audi Tron riprenderà tra meno di un mese a Porto Venere, mentre per respirare ancora aria di Audi Tron Sailing Series basterà aspettare meno di una settimana, quando a Loano saranno di scena gli Audi Melges 20.